Ora, se voi mettete a sparare in portarete, nessuno ha detto che non potete fare manifestazione, ma nei modi previsti dalla legge, né fumogeni e né bombe. Protestavano per difendere il loro posto di lavoro senza tener conto, però, di chi era lì per riportare la loro voce e a lavorare. Il lancio di un petardo da parte di uno dei manifestanti dell'Aveco ha infatti ferito un agente della polizia di Sato e la sottoscritta che si trovavano sul posto per svolgere il proprio lavoro. I manifestanti si sono poi scusati con i due feriti, ma resta il gesto grave che poteva avere conseguenze più gravi. La protesta di oggi nasce in seguito al provvedimento di sospensione dell'attività della fonderia Aveco S.p.A. di Martinsicuro da parte dell'Ufficio regionale per l'ambiente. Oggi chiedono un incontro diretto con il prefetto Walter Crudo e risposte certe. Ma è 3 settimane, non ci fanno capire niente. Non ci stanno facendo lavorare, sono da anni che si sono accanite su di noi, non si riesce a capire il motivo. Dopo la crisi abbiamo stretto i denti, abbiamo lottato, ci siamo anche privati noi di tante cose, abbiamo ingoiato chiodi, come si dice. E adesso che c'è il lavoro, tornate al lavoro. Si parla di una ripresa, siamo fermi. Avete già avuto un incontro in provincia e uno a Pescara. Da questi due incontri cosa è emerso? Ma partiamo dalla provincia, dobbiamo ringraziare il presidente che si è subito attivato e ci ha creato il tavolo un po' più grande, che è quello regionale. E lì eravamo usciti con un impegno di fare un decreto di riavvio delle attività produttive provvisorio, in modo che l'azienda sarebbe ripartita e lunedì dopo, che sarebbe già una settimana l'altra, sarebbero venuti quelli dell'ART a fare gli accertamenti. Questo non è successo, cioè quindi è stato disatteso questo impegno, non capiamo la motivazione, non capiamo per quale motivo questa cosa non è avvenuta. Se loro ci dicono che l'azienda deve fare certe cose, poi è l'azienda che deve fare certe cose, però non ci dicono niente. Ci hanno fatto smettere di lavorare per 4 settimane e i nostri clienti se ne vanno.